Allora, cosa succede? Cosa succede? Succede che io sono in questa posizione, trasferimento, trasferisco, si vede qualcosa? Sì. Trasferisco sul muscolo dorsale. Cosa si è visto? Si è vista la scapola che è ruotata verso la colonna vertebrale, ma la scapola non è un muscolo, è solo un riflesso del fatto che alcuni muscoli dorsali hanno preso in carico parte della forza che era sviluppata sul tricipite e l'hanno portata su alcuni muscoli dorsali, qualunque essi sia, adesso ci piace dire romboide, trapezio, eccetera, eccetera, su alcuni muscoli dorsali. Questo fa sì che io ho affinato il mio allineamento, no? Io sono pretrazione, e vediamo la pretrazione poi cosa serve dal punto di vista mentale. Ancoraggio, trasferimento, affinamento dell'allineamento, rilascio. Molto basso, ho sentito troppo in via. Sto sbagliato lo string. Bene. Rilascio. Abbiamo visto che trasferimento ancora. Abbiamo visto che quando siamo in questa posizione possiamo ancora fare qualche controllo, no? Che controlli possiamo fare? O che controlli dobbiamo fare? Qui lo vedremo quando ci alleniamo, come allenarci a fare tutte queste belle cose qua. Che controlli dobbiamo fare? Dobbiamo fare quei famosi controlli che ci permettono di essere perfettamente in asse con il nostro punto di mira. E cioè quella famosa diotra che poi è diventato il nostro occhio. Come facciamo a sapere che tutte le volte va sempre nello stesso posto? Lo sai? Certo che lo sai. Lo so. Come facciamo? Che metodo utilizziamo normalmente? Non diglielo, è lui il docente, lo deve spiegare lui. Non diglielo. Cosa facciamo normalmente? Tutti noi ovviamente che tiriamo, perché alla domanda se tiravate con l'arco avete risposto sì. Quindi sicuramente sapete, non ne sono certo, sapete cosa fare per essere sicuri che la testa è posizionata tutte le volte, e quindi la seconda diotra, nello stesso identico punto. Traguardate la proiezione della corda sul riser o sui flettenti. Nell'arco olimpico vi hanno insegnato a traguardare la posizione della corda a lato della diotra. Nell'arco nudo, quando siete in allenamento, non quando siete in gara, traguardate che sia sempre nello stesso punto, che non sia oltre il bottone. Normalmente, diciamo, è a lato o al centro del riser, normalmente, se abbiamo un buon allineamento anche della testa. Ma può essere anche diverso, perché dipende dalla nostra conformazione. Quindi la proiezione, una volta che siamo in ancoraggio, la proiezione della corda. Io la proiezione della corda, perché sono... Non mi piace far troppo... La guardo in pretrazione, la guardo qua. E poi è logico che da questo punto in avanti la testa deve essere una statua, no? Se io alto sull'arco, mi allineo, rifaccio. Cosa ho fatto? Mi avete chiesto come sì, mai perché si girava. Lo faccio perché è fondamentale nell'arco nudo, è fondamentale che la spalla dell'arco sia il più possibile in avanti verso l'esterno. È fondamentale che non sia incassata. Quindi per io che ho la mia età, una volta mi riusciva meglio, per essere sicuro che la spalla sia il più possibile verso il bersaglio, faccio questo movimento. Quindi sposto in avanti la spalla, sono sicuro di farlo, di allinearla, benissimo. In allenamento controllo la proiezione della corda, benissimo. Non muoverò più la testa, mai più, fermissima. Ancoraggio,
allineamento, trasferimento, ci sono ancora altre due o tre cose e rilascio dalla porta. Più o meno capito? Adesso poi lo facciamo bene con la freccia. Si è rotto. Tra l'ancoraggio e il rilascio dovremmo mettere la mira, ma la mira, credetemi, apriamo un capitolo. Un capitolo. Si è rotto, Vico. Si è rotto. Non vedo più. Fotolo. Volevo togliere lo stand by, ma non lo sono tolto. Aspetta, prima è questo. Sì.